Antichi, eh? Come facevano a pensare queste cose con le antennine, che il casco, eccetera? E qui dovrei passare un po'. Una parola un attimo di fianco. Io voglio saperlo. Non voglio rubare il mestiere, no? Perché e voglio saperlo, e lui me lo può dire, tu anche come archeologo. Beh, poi magari ci facciamo dare una conferma. Ci facciamo la consulenza a vicenda. Ma è logico, siete gli esperti, mica sempre abbiamo l'opportunità di avere degli esperti così. Beh, allora diciamo subito che sì, potrebbero essere extraterrestri. Di fatto, come caratteristica abbiamo pochissime incisioni di questo tipo, perché fra Azzurla e Capo di Ponte ci saranno sino a 5 omini nelle rocce, quindi sono estremamente rari e già questo è un dato strano. Seconda cosa, addirittura nel museo di Capo di Ponte queste figure hanno come didascalia sacerdote con casco raggiato, quindi anche loro riconoscono che è una sorta di casco e non un copricapo, cappello, piume, che dir si voglia. E uno di questi tra l'altro presenta uno strano pizzo, generalmente si dice che è una barba molto allungata, per altri, per taluni ufologi invece è quasi la caratteristica di un'altra razza, l'omino col becco. In realtà esistono graffiti molto ma molto più chiari, per cui su questi della Val Camonica ci si può speculare parecchio, non è detto che comunque ritraggano degli alieni. Ora, sfogliando questo libro, ho ritrovato l'immagine di cui parlavamo prima, quella di Palenque. Questa forse merita di essere vista, perché questa è estremamente chiara. Se si riesce a inquadrarla, di sopra c'è il disegno della lastra di Palenque, sotto la ricostruzione che hanno fatto i russi. Questa è estremamente chiara. Quelli della Val Camonica, beh, sono indubbiamente opinabili. Beh, fuori di dubbio, quelli lì hanno un'importanza. Poi, soprattutto, io adesso volevo chiedere a Lenzo, e la zona che più ti ha colpito, ritornando in Perù, lasciando un momentino la Val Camonica? Ma via, quella che mi colpisce di più è come, quella... Come archeologia, quella che più diciamo rivisiteresti. Come archeologia, anche lei ne ha fatto una carrellata. Abbiamo aggiunto giustamente Nazca. E ti dirò, tutto ha un determinato fascino. Resto sempre convinto lo stesso che quello che mi dà più fascino è sempre Machu Picchu, come dice la Elena, anche se lei lo considera sotto altro profilo. Perché? Vuoi perché l'ambiente, di come abbiamo parlato volte indietro del Nepal e del resto, è la stessa cosa, è come quando ti trovi in un determinato posto e ricevi determinate cariche, cioè le senti, le vivi, le senti effettivamente tue. Sono quelle vibrazioni che ti caratterizzano un luogo, e questo penso che sia il suggello maggiore per fartelo ricordare, per tenerlo più caro, più vicino a te. Questo ti posso dire, come Machu Picchu, così potrei dirti tanti altri bei posti che non hanno niente a che vedere col Perù, che mi hanno fatto lo stesso effetto. Cioè, accomunato dalle vibrazioni, se vuoi. Sì, certo. Sì. Con questo non ti posso dire che proprio nasca il suo fascino. Sì, adesso io scherzavo quando dicevo a lui in un'altra vita. Sì, però scherzi, ma un po' ci credi. Sì, effetti sì. Tu lasci le porte aperte. Comunque l'ho detto come una battuta. Sì, certamente, io lascio qualsiasi porta aperta. È giusto anche far così. Comunque, ritornando alla zona del Machu Picchu, che ti ha più colpito? Sì, ma se vuoi è tutto l'insieme, perché non so, vuoi l'altitudine, vuoi il silenzio, vuoi l'ambiente, vuoi quella ricchezza di strutture che hai davanti al naso, in effetti. E ti chiedi come ti chiedi hanno di 10.000 cose, come ti potresti chiedere realmente una piramide, come è stata fatta, come è stato fatto, non so, ma tante cose, perché non dovremmo andare avanti delle ore a raccontarci cose pressoché assurde, se vuoi, a livello tecnologico pratico. Poi lo stesso discorso, non so, dei Moao dell'isola di Pasqua, che giustamente lui mi potrebbe insegnare qualche cosa, dal suo punto di vista, senz'altro, o no? Certo. Beh, questa è stata un pochino sfatata, quella dei Moai. Sì. Perché il dubbio era come sono riusciti questi primitivi a innalzare queste statue che pesano tonnellate e tonnellate. Io invece risfaterei quello che ha detto quel bravo uomo, che non voglio fare il nome in questi istanti. Heyerdahl. Perché vedi, giustamente che cosa ha sfatato? Dillo prima, perché sì, così rendiamo noto il discorso. Sostiene che non sono stati innalzati da dischi volanti o altro, ma semplicemente gli indigeni sollevavano il lastrone, diciamo questo gigantesco blocco, e poi con delle corde facevano ruotare in questo modo, tra l'altro seguendo anche il ritmo di una cantilena che
tuttora usano, e in questo modo lo trasportavano dalla montagna dove si trova, dal monte vulcanico Rano Raco, dove si trova questo materiale, fino a valle dove poi sono stati collocati per creare, probabilmente si dice, il palazzo imperiale, le colonne del palazzo imperiale. Ma ti dirò, quelli che sono arrivati oggi sono quelli di cui abbiamo parlato un po' di trasmissioni fa, che mi sono sentito male a vedere che mi hanno fatto il lastricato per fare l'aeroporto. Cioè mi hanno messi in fila di qui e di lì, che fanno le sentinelle dell'aeroporto, sì, come se fossero in altre civiltà di altre razze, che vediamo delle cose di file di statuone di questa maniera qua, che vabbè è una cosa abbastanza oscena. Vedi, la cosa strana, giustamente, a suo tempo c'era stato un metro che aveva dato altre tesi, non so se hai mai studiato o preso in considerazione il metro. No, sinceramente non è il primo che aveva preso in considerazione, no, è il primo che aveva, è un francese con due T, però non è un metro semplice, è un metro, che aveva preso in considerazione il problema dei Moai e vedere giustamente come avessero potuto erigerli in questa maniera. Tieni presente che era arrivato a prendere in considerazione il metodo dell'obelisco, come facevano in Egitto o facevano i Fenici, e ha preso il discorso delle funi, anche perché tieni presente che il Rano Raraku è un po' altino, e da quelli che sono i resti ancora oggi tu trovi le statue in lavorazione che sono proprio all'interno del Rano Raraku. E devi farle uscire dall'alto perché non ci sono passaggi a base, quindi è un problemino non da sorridere, facendo conti che queste piccole bestioline che si vedono, tu non so se non hai un'immagine dentro. Di questi no, non credo. Perché di quello che si vede fuori terra dobbiamo mettergli minimo, cioè fai conto di vedere una statua che arriva qui. Tutto il resto è interrato, quindi è una bestiolina non da ridere, e con sopra giustamente quei famosi cappelli di tufo leggermente di colore diverso, perché sono più rossicci di quello che sono i Moai normali. Devi portarli fuori, devi farli camminare non poco, perché sono diversi quasi, chilometri. ma diversi, perché in origine erano messi tutti quanti a cerchio su due file differenziate attorno al vulcano, okay, che guardavano chiaramente verso est, perché sono i soliti discorsi dell'est che qua possiamo considerare in altra maniera, vero, a livello ufologico. E tieni presente, per poterlo fare, giustamente è stata pensata la corda, okay? Teniamo presente che l'isola di Pasqua, ad esempio, ha una distanza dalla prima terraferma di 3.500 miglia dalle coste del Cile. Ecco, ma Valli, io no, volevo... No, aspetta, no, perché... il problema non è questo, cioè volevo finirtelo, che sì, giustamente sennò gli lasciamo in sospeso un discorso allora... che non vale, che te lo chiudo subito. Cioè, l'assurdo è che per avere le corde vuol dire che devi avere il materiale da cui ricavarle. Esatto. Tieni presente che, essendo di origine prettamente vulcanica, diciamo che la prima vegetazione cresce da qualche secolo a questa parte. E mi meraviglia molto come avessero potuto costruire delle corde molto tempo indietro. Sì, sì, il discorso, è vero, abbiamo divagato perché siamo arrivati a prendere in considerazione un problema che non era il Perù, ci siamo arrivati scivolando da qualcos'altro. Comunque sempre nelle zone. Comunque, parlando del Perù, se vuoi, la Elena ci ha fatto vedere degli enormi muraglioni, degli enormi blocchi con 16 sfaccettature, a quei tempi come facevano? Ecco, io mi chiedo questo. Sì, infatti, comunque, non solo tu. Comunque purtroppo siamo sempre là, dovremo parlare altre due ore per spiegare qualcosa in più. E a questo punto io vi ringrazio e anticipo che la prossima settimana faremo finalmente il film del dottor Gian Siracusa, I Navigli, un film d'antologia del 1950 che è più unico che raro. Ringrazio l'amico Valli, torno ancora quanto prima, Alfredo pure, e la Elena, io me la vedo sempre, ciao e arrivederci a tutti, alla prossima settimana.